Siamo a San Gregorio, una frazione del comune dell'Aquila, completamente distrutta dal terremoto del 6 aprile. Qui ci furono 8 vittime, fra cui una suora e una bambina di 12 anni che era venuta il giorno prima qui per passare qualche giorno di vacanza con i parenti qui di San Gregorio. La situazione in questa frazione, devo dire che è molto diversa da molte altre frazioni del comune dell'Aquila. Qui la ricostruzione sta andando avanti, si vedono molti cantieri, si vedono molte gru, potremmo dire che quasi metà del paese è in via di ricostruzione. Io sono venuto qui un annetto abbondante fa ed era tutto completamente fermo. Oggi devo dire che rispetto a tante altre frazioni che anche con l'Aquila del Centro abbiamo visitato in questi giorni, qui si sta lavorando e si sta lavorando molto. Io adesso non so che tipo di percentuale possiamo fare, ma ecco, io comincerei comunque a chiedere a te un dato. Ecco, a che punto siamo con la ricostruzione? Con i cantieri, diciamo. La situazione è, diciamo, chiaroscura. Abbiamo tanti aggregati che sono partiti in questo momento. Ci abbiamo i lavori in corso, però come ci giriamo intorno, vediamo che 6-7, cioè guardandolo dalla statale, ecco, facciamo questo discorso per i telespettatori. Guardandolo dalla statale, un cittadino che passa sulla statale vede 5, 6, 7 gru e dice la miseria, nella mia frazione, penso ad Arischia, penso a Paganica, penso anche a Onna, penso a. Qua le gru sono tante a San Gregorio, però siamo a un terzo forse del centro storico. Questo terzo, questi 6-7 aggregati che sono partiti, se li caricano sulle spalle presidenti, tecnici, proprietari che si sono dati da fare per sbloccare le pratiche e per mandare avanti la ricostruzione. Quindi c'è tanti proprietari di casa che vogliono tornare dentro la propria casa, tanti presidenti, tanti. Gli addetti ai lavori, diciamo, che si sono interessati per arrivare al risultato. Di contro invece vediamo tanti altri aggregati fermi, con procedure burocratiche ingessate. La precedente amministrazione comunale aveva fatto una programmazione, giusta o sbagliata, secondo me fortemente discutibile, e anche su questa rete e su altri organi di stampa l'abbiamo contestata, l'amministrazione Cialente, per tanti errori. Poi è arrivata l'amministrazione Biondi, ci ha detto risolviamo, risolviamo, risolviamo. Niente. Siamo qui al centro di una vasta piana da San Gregorio a Fossa. Questa è un'area agricola molto bella e dietro di me c'è uno dei pochissimi mulini rimasti nell'Aquilano che funzionava e spero funzionerà ancora d'acqua, il mulino di San Gregorio. Questo è un mulino antichissimo, sul portale c'è una data che ci riporta all'inizio del 1500, ma probabilmente c'era anche prima. Anche questo mulino forse è una delle creazioni dei monaci cistercensi che qui si insediarono nel XIII secolo. Ecco, questo mulino che vedete alle mie spalle, il 6 aprile del 2009 è crollato completamente. I proprietari del mulino, Tomassino e Domenica, sono deceduti e adesso è stato ricostruito. Non funziona e quindi è chiuso, noi siamo qui all'esterno, ci vorrà ancora forse un annetto per riprendere diciamo, l'attività o per ricominciare a funzionare. Ecco, vogliamo chiudere da qui perché la ricostruzione di questo mulino è un po' l'immagine della speranza per questi territori e per tutte le zone terremotate del 2009.